Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Beh, oggi ragazzi andiamo a parlare delle mosse di Rei, ragazzi. Rei è secondo me il personaggio più amato, è stato sicuramente il personaggio più amato e più figo della saga, per svariati motivi, per la sua forza, per la sua eleganza, per il suo senso del dovere, ma credo che siano due in realtà i motivi per cui è stato così amato. Primo, il suo background è probabilmente il personaggio che è stato esplorato di più. Ha un background molto più vasto, secondo me, di molti altri personaggi della saga. E soprattutto è colui che è stato considerato da Ken il suo migliore amico. E inoltre è il personaggio che è rimasto per più tempo con lui, per più puntate. Quindi, a parte, insomma, la sua storia strappalacrime, purtroppo, ma è stato il personaggio che più di tutti ha fatto da spalla a Ken. Quindi lo ricordiamo essenzialmente, sì, per la sua forza, per la sua eleganza nei movimenti, ma soprattutto temo lo ricordiamo per il finale. Purtroppo, del suo personaggio. La prima volta che vidi da bambino la purtroppo drammatica puntata della sua morte, vi dico che mi misi proprio a piangere e non dimenticai, non dimenticai mai quel momento, quella sensazione di impotenza di fronte al colpo finale, al colpo terminale che Raul inflisse appunto a Ray. Il personaggio qui riprodotto da Luca Scattone Team gli fa veramente onore. Io penso che questo personaggio, come l'hanno realizzato loro, è ancor più spettacolare del cartone animato. È incredibile, ragazzi, però devo dirvi che hanno fatto un lavoro eccezionale. Ripeto, per molti versi la versione di Luca Scattone Team è migliore di quella del cartone animato. Quindi ragazzi, mettiamoci comodi e andiamo ad esplorare le mosse di Ray. Oh, aiutano! Che uomo vile! Che strano, pensavo fossi già morta invece. Yoda, bastardo. Sono contento che tu sia venuto in questo villaggio. Sei sempre stato un ingenuo, Ray. Che stupido. Hai sempre lottato e vagato per il mondo e adesso sacrifichi la tua vita per una semplice donna. Una donna che porta ancora il mio marchio sulla spalla. Una donna che ha visto la stella della morte e che non ha futuro davanti a sé. Tu non puoi capire, lei è tutta la mia vita. Sono pronto. Diamo pure inizio alla nostra lotta. La stella del dovere è la stella degli uomini deboli. Vive di luce riflessa perché il suo sole si chiama Stella del Tradimento. Conoscerai l'inferno, Ray. È tempo di lottare. Primo round. Combattete! Eccoci qui, ragazzi. Allora, non potevo non farvi vedere l'intro clamorosa di Ray con Yoda, nella quale compare anche Mamma Mia. Spesso ci siamo soffermati sui personaggi, però ragazzi, dobbiamo fare una menzione particolare per i fondali, ragazzi. Guardate, questo è il fondale di Rey, che è insomma dove lui uccide il suo primo avversario che abbiamo visto nel cartone animato, perché lui praticamente sta cercando Airi. Tra l'altro, non so se avete notato, poco fa c'era anche il velo insanguinato di Airi che è volato via. Quindi veramente, veramente bellissimo, ragazzi. Allora, guardiamo il personaggio di Rey. Il personaggio di Rey è disegnato incredibilmente bene. Guardate la sua posizione statica, com'è, veramente fantastico, veramente fantastico. Allora, cominciamo a muoverci, vediamo un po'. Che figo, ragazzi, che figo, mamma mia. Ok, vediamo la schivata. Ok, con la risatina pure. Ok, vediamo i colpi normali. Il salto di Rey, come potete vedere, ragazzi, è un salto sicuramente più corto rispetto a quello di, cioè dal raggio meno ampio rispetto a quello di Ogai, però è un salto più veloce, vedete? È un salto molto più veloce di quello di Ogai, anche se quello di Ogai, ripeto, aveva un raggio molto più ampio. Intanto quell'altro ha perso le braccia, fantastico. Allora, partiamo, ragazzi. Allora, le mosse di Rey sono parecchie e devo dire che è un personaggio molto complesso,
che insomma, se riuscite ad usarlo bene, ragazzi, vuol dire che siete proprio dei draghi a giocare, veramente. Allora, cominciamo, ragazzi. 100 tagli di Nanto. Vediamo un po'. Portiamo Yuda un po' più avanti. Vai. Beh, ragazzi. L'effetto wow delle mosse di Rei sono, vabbè, è cosa nota, però vederle fatte qua in questo modo è veramente esaltante, ragazzi. Allora, taglio a quattro dita, ok, con LK o HK. Che spettacolo, santo Dio, che spettacolo. Fammela rifare. Oh, mamma mia, ragazzi, io non so che dire. Allora, possiamo farlo sia con l'LK che con l'HK. Volo del falco rosso con HK. Porca puttana. Mamma mia, ragazzi. Fatevi sotto con LK. Mamma mia, ragazzi. Ok, poi Omicidio di Zorige, nella sua versione LK o HK. Allora, vediamo un attimo. Che storie, ragazzi. Questa qua secondo me è una mossa molto molto risolutiva. Mamma mia, ragazzi. Spettacolo. Ok, andiamo avanti. Ballo delle rondini volanti con il pugno leggero. Ah, è questo qua. Forse con l'HK si fa uguale? Sì, forse toglio anche un po' di più, mi sembra di aver visto. Mi sembra di aver visto che toglio un po' di più. Ok. Infatti c'è anche con l'HP. Scia delle lame taglienti con HK. Ma bellissima questa. Quindi anche da lontano possiamo fargliela, mi sa. Vediamo quanto lungo arriva questa mossa. No, diciamo, dobbiamo fargliela abbastanza vicini. Anche, per carità, non proprio vicinissimi, però. Ma gli effetti sonori sono fantastici, sì, ragazzi. Ok. Poi, lame intangibili. Dobbiamo stargli vicino, quindi. Non era la mossa che abbiamo fatto prima, questa? Con LP devo farlo, deficiente. Aspetta. Mamma mia, questa è fantastica, ragazzi. Ok. Attacco yo-yo. Oh, qui abbiamo come striker Mamia, ragazzi. Quindi richiamiamo Mamia come facevamo con Jolly. Nel richiamare i fanti, quindi ok, un quarto indietro con l'HK, ragazzi, con l'HK. Ah, che spettacolo, arriva Mamia con lo yo-yo, ok, e anche con l'LK abbiamo sempre Mamia che arriva come striker, però con la balestra. No, Mamia, non usare quell'arco, perché era la freccia che poi lei tirava a Raul, mi pare, insomma, lui aveva paura che la ammazzasse. Fatemi rivedere sta roba. Che storia, mamma. Che storia. Che cura dei dettagli che c'è su sto gioco. Aspetta, forse va ricaricata un attimo. Eccola. No, non importa, dice lei. Spettacolo. Taglio in volo, in aria. Ok, con l'LP. Ok, e poi c'è anche la sua versione, immagino, con l'HP. Ok, sì. Oh, porca puttana. È letale quella mossa là, eh. Veramente, veramente letale. Andiamo avanti. Taglio omicida di Rei ed è concatenabile con altre mosse. Allora, intanto vediamo di farlo. Quindi con LK.
LK, quindi... eccola qui, eccolo qui. Sì, diciamo che forse possiamo concatenarla con altre robe, sì, vedete, è concatenabile con altre mosse. Ok, poi andiamo avanti. Volo, cominciamo con le super, mi sa, eh? Cominciamo con le super, ragazzi. Volo del passero bianco, mamma mia. Volo del passero bianco. Prepariamo i fazzoletti, perché adesso veramente... Che spettacolo, con la, col fermo immagine, fatemelo rifare. Porca puttana, ragazzi. Colpo micidiale con l'LP. Sono rimasto a bocca aperta, ragazzi. No, è devastante questo, ragazzi. Guarda l'energia che va giù. Mamma mia. Ok. Attacco omicida. Attacco omicida con LF o HK. O con LP o HP. Quindi in avanti. Mamma mia, quell'attimo che si vede il cigno pure. Oh, che bella cosa che vedo qua, ragazzi, che belle cose. Rondini volanti assassine con LK o HK ed è concatenabile. LK. Ma devo farlo in volo sta roba? Ah, probabilmente mentre noi la facciamo in volo, vedi, è concatenabile, perché mentre sono in volo la mossa dopo è che andando con un quarto indietro con l'LK evidentemente facciamo qualcos'altro. Proviamo un po'. Eh sì, vedi, gli concateni l'altra mossa, quindi vedi, a un certo punto tu la puoi interrompere e puoi fare l'altra mossa. Aspetta. Eccola. Spettacolo. Ok. Poi. Rondini volanti assassine con il colpo speciale. Ok, diciamo che c'ha un finale diverso, mi pare aver visto. Sì, mi sembra ci sia un finale diverso sulla mossa. Ok. E mentre la facciamo, andiamo in avanti con l'LP. Ok. Eccola! Sì, insomma, è concatenabile sta roba. È concatenabile. Fantastico. Allora. No, forse avevo premuto l'LK, però l'LP avevo, l'HP avevo premuto. Aspettate un attimo. Ok. Ok. Sì, è questa, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Ok, andiamo avanti. Abbiamo l'attacco omicida B con la schivata. Madonna ragazzi. Sì, in avanti e indietro con la Z. Sì, è questo. Il colpo che uccide i disonesti, zio cane. Mamma mia. Ok.
Poi abbiamo l'attacco Nanto di compensazione, il colpo che gli ha fatto a Raul, che però non è andato a buon fine purtroppo. Ed è con l'HP abbastanza semplice. No, un cazzo perché l'ho fatto col colpo speciale, no, è sempre il volo del passero bianco. Eccolo qui, quello di compensazione. Porco Dio, che roba. No, la voglio rivedere, questa è una figata, ragazzi. Dove? L'energia del Nanto è la mia forza. No, vabbè, ma ragazzi, io qua veramente c'ho... Mi asciugo ormai. E abbiamo l'ultima mossa speciale, la Furia di Rei. La Furia di Rei con LK o HK. Oh, porca! Vabbè, ma certo, questa è la mossa che gli fa il castello di Yuda quando gli viene detto che quando c'è l'impostore che gli dice io non sono Yuda, Yuda è già andato via, il tipo vestito da lui, insomma, l'impostore di Yuda, e lui si incazza. Mamma, è per forza la Furia di Rei. Mamma mia, la rivediamo. Veramente ragazzi. Ok, ci resta la tecnica assassina che si rifà sempre come tutte le altre. Devo cambiare modalità per avere i tre round e vi faccio vedere la location che tutti state aspettando di vedere. Ragazzi, non potevo non farvi vedere la mitica scena della battaglia finale di Yuda. Questo è il fondale di Yuda, ragazzi, ok? Quindi è una location straordinaria. Allora, devo uccidere Yuda e poi perdere il secondo round per poi fare il terzo con la mossa finale. Eccoci al terzo round, ragazzi. Allora, attiviamo la mossa con HP e HK, madonna, contemporaneamente. Aspetta, eccolo, ok. L'abbiamo attivato, ora carichiamo, guardate ragazzi la carica di Rei, che spettacolo ragazzi. Ok, e prepariamoci ragazzi, prepariamoci con la super. 3, 2, 1. Non permetterò alla tua stella di continuare a brillare. No! Da! Bellissimo ragazzi, bellissimo, mamma mia, sto video mi ha fatto veramente, veramente, veramente piangere all'emozione. Che altro dire ragazzi, credo che il video abbia parlato da solo. Grazie a tutti per avermi seguito fino a qua, come al solito vi chiedo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per non perdervi i video e live che faccio quasi ogni giorno. Se volete aiutarmi, supportarmi, abbonatevi al canale per voi tanti video live in esclusiva. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.